Laura Efrikian, buonanotte, grazie di essere qui. Molto molto contenta. Grazie veramente. A te. Ho detto, ho fatto la storia della televisione, perché è vero, eh? È vero. Ma sono entrata in questo palazzo, ci pensavo proprio venendo, che avevo neanche 20 anni e sono ancora qui. Sei ancora qui, è vero. Infatti pensavo dentro di me, ma io devo andare dal presidente e chiedergli fate una festa per i miei 80 anni di duro servizio. Ma quando me l'hai detto, beh, lo sapevo, conosco, la tua età è nota, poi tu giustamente non ne fai mistero, come tutte le donne belle che non temono assolutamente. E ma quando me l'hai detto a luglio, quando ci siamo incontrati, e mi hai detto ma io sai che festeggio, dico ma non ci credo, sei troppo bella, veramente. Senti, come è cominciato tutto? Perché dicevamo prima, mentre ci stavamo preparando per venire qui in diretta, che tu hai, diciamo, rappresentato insieme a Gianni Morandi, sei la mamma dei suoi figli, sei stata insieme a lui 15 anni, una coppia, no? Nell'immaginario collettivo, una parte proprio veramente della biografia di questa nazione, un po' Romina e Albano, Gianni Morandi, Laura Efrikian, eccetera. Come l'avevi conosciuto? Ma io stavo lavorando in televisione, tanto per cambiare, e stavo facendo un Maigret. Casualmente Maigret quella volta aveva avuto un problema di salute e quindi io ero rimasta a casa e avevo avuto un incontro con un produttore e mi aveva detto che c'era questo Gianni Morandi, che non sapeva neanche nominare il nome, però è in Giappone perché lavora lì, ma lo devi vedere, molto bravo, perché io già avevo fatto un musicarello con Bobby Solo. E lo dico perché Roberto è così spiritoso che ci scherza anche lui, era un pezzo di legno. Non sapeva dire una battuta, non riusciva ad alzarsi alle 5 della mattina, lo sai com'è l'orario del cinema. E ho detto, ma per carità, ma perché vuole farmi fare un altro musicarello? Io ho da fare un film fra poco, che è La suora giovane, che mi interessa molto. Non posso fare il musicarello. Ma no, ma perché? Ma 4 settimane, come fai? Tu lo devi conoscere, questo lo devi conoscere. E io stavo in casa mia a studiare questo Maigret quando mi telefona il Balestrazzi e mi dice Laura, guardi che è arrivato dal Giappone questo Morandi e glielo porto subito a casa perché se dobbiamo così stringere i tempi porto addirittura una divisa militare. Così fate delle foto. Vabbè. Io detto, avevo... Va bene, dai, incontriamo questo Gianni Morandi. No, perché sai perché? Perché voglio dire una cosa, che io ho imparato da De Sica. De Sica diceva sempre, mai dire non so, sì, forse questo non mi piace, non mi piace. A casa mia, quando suona il telefono, alzo il telefono e dico sì. Sì. Un attore deve fare tutto. Quindi io ho detto bene, sì. Andiamo da Gianni e Morandi. Viene questo ragazzo, quando suona il campanello, apro la porta, devo dire che sono rimasta un po' sbalordita. Cioè, dimostrava 15 anni. Ma era un ragazzino, sì, dimostrava un ragazzino. Dimostra pochi. E poi mi colpì il suo modo di stare appoggiato allo stipite, sempre un po' storto, non so. Però aveva questi occhi molto vivaci, belli, aveva una bellissima faccia e non mi sono sbagliata perché io credo proprio che Gianni fosse in quel momento l'uomo per me. Per te. Beh, avete due figli magnifici a proposito di bellezze, no? Belle facce. Avete Marianna e Marco, che sono il frutto del vostro amore. Certo. Da quell'incontro al primo bacio, quanto è passato? Quanto tempo? Tutto il tempo del film In ginocchio, cioè, da te. Non vi siete... No, quando c'è stata la scena finale di un bacio, sì, ci siamo baciati. Sul e infatti set, non però è andata bene, sì. Non è andata bene, perché non si sa, c'erano, era di giorno,
davanti a una fontana napoletana, ma la luce non so, non andava bene. Allora ci hanno richiamati per fare questo, di nuovo questo bacio, e con questo secondo bacio ci siamo guardati e abbiamo detto ok, sì, vabbè, è così. E lì è partita la storia d'amore. Partita, e vi siete sposati presto? Ah, un paio d'anni, un paio d'anni. Sì, abbiamo fatto tutto in fretta. Quindi un grande amore. Quando si è così giovani, se lo sai com'è, no? Certo. Diventa Ma subito... Laura, che cosa succede a un certo punto? Perché veramente eravate proprio la coppia per antonomasia, no? Un simbolo d'amore, d'affetto, di sentimento, anche di famiglia con questi due figli. Poi a un certo punto che succede? Io credo che proprio il tipo di amore, quando si è molto giovani e si ha quell'attrazione, quella passione che ti impedisce di fare nient'altro che stare appresso a questo uomo che Quindi ami. Quindi una grande È stata una, grande, fisica, una, no? grande, una grande passione. Una grandissima passione che... Di corpo. Abbiamo bruciato le tappe. Abbiamo comprato questa casa, eravamo veramente felici e però io mi ero dimenticata completamente che nei miei progetti c'era quello di fare l'attrice, ma non solo. Ma lui non te lo ricordava, Gianni? Perché no, lui continuava a fare la sua carriera. No, certo, no, non ne parlavamo. Perché per lui eri la moglie, la mamma dei sì, figli. Non e forse se ne parlava. Che fosse anche un tuo desiderio restare a casa. Sì, qualche volta quando mi hanno proposto qualche cosa, dicevo, che ne dici? Ma insomma, diciamo, in fondo, ma però sarebbe anche meglio se stessi a casa, ecco, così. Certo. E, però, ecco, questi amori così passionali, così travolgenti, secondo me, fatti da quando si è giovani, è il famoso primo amore che poi non si dimentica mai. Che in però effetti, non regge all'urto del tempo che reggere, passa. Non può reggere. Perché? Non può reggere perché noi non conosciamo niente della vita a quell'età. Non sappiamo quando a 20 anni sei così innamorato com'è la vita, che cos'è. Come dovremmo comportarci. Sapevamo solo che eravamo innamorati, punto. E lui soprattutto, che questo suo mestiere l'aveva fatto fin da piccolo, io, che anch'io poi avevo cominciato a 17 anni all'Accademia d'Arte Drammatica, facevo l'attrice, quindi ci siamo. Io mi sono completamente dimenticata che facevo quel mestiere, e lui invece si è ricordato bene che doveva continuare il suo, perché comunque era la Questo sua vita. Questo è chiaro, quindi le strade... Le strade si sono divise quando io intorno ai 40 anni, dopo 15 anni che stavamo insieme, ho avuto questa sensazione di avere perso qualche cosa. Mi dicevo, ma... Tutti i sogni che avevi, tutto quello che hai studiato, tutto il tempo di Strehler, tutto il tempo speso per fare quel mestiere che amavi così tanto. Dov'è? E insomma, già cominciava prima di Marco questo pensiero. Poi però ci fu Marco e me ne dimenticai. Però poi quando Marco aveva 5-6 anni, onestamente ho dovuto dire, io mi sento prigioniera qui in questa casa, non mi sento risolta, perché io sono una persona che ha voglia di fare, io so che posso fare delle cose e le voglio fare, perché poi non era solo l'attrice onestamente, ma perché a me piaceva scrivere, cosa che faccio ancora adesso, soprattutto... E poi mi piace dipingere, ho sentito che... Vedi? Anche lei, mi piace molto. La piccola Estelle, come il nonno, il papà di Lorena, dipinge. Io Quindi, diciamo, devo dire che hai... anch'io ho avuto un antenato pittore, mio nonno Jacob Efrikian, armeno, con tutta la sua storia, ha scritto un libro, più di uno, sulla storia dell'Armenia. Quindi io credo che in famiglia ho avuto tutto quello che doveva
doveva succedermi. Molto arte, dovevano, molto talento. Oltretutto c'era la musica, perché mio padre è stato un grande musicista, però quella, per esempio, a me non piaceva. La musica di Morandi? La musica di papà e anche quella di Morandi, sia quella di potevo ascoltare Mozart, fai conto, 10 minuti, sì. Poi avevo le orecchie che mi fischiavano e non ce la facevo. Non ce la facevi. Non sono stata... Invece, quale canzone di Gianni ti fa pensare a lui? Distinto, rispondimi. Ma Ginocchio da te, distinto. Ginocchio da te, però anche le sue canzoni, non riesco mai a imparare le memorie, perché non sono proprio portata per la musica. È l'unica cosa che veramente, dal punto di vista artistico... Quindi mi pare di capire che hai posto tu fine a questo matrimonio. Eh sì, certo. Sei stata tu. Beh, non poteva che essere così bella come sei. No, lì non c'entra, Madonna, con un non cuore c'entra la bellezza. Beh, c'entra anche l'anima, no? C'entra anche quella che sei. Perché adesso se ne parla tanto. Io ti parlo di tanti anni fa, di forse 40, 50 anni fa. Le donne hanno il diritto di esprimersi se hanno questa necessità. Certo. Se lavorano per fare questa cosa, perché è nella loro passione, nella loro mente fare l'attrice come volevo fare io. O fare anche altre cose, perché onestamente mentre stavo a Milano quei 2 anni di Accademia d'Arte Drammatica sono stati proprio molto vivaci, perché ho incontrato tante persone, perché allora Milano era splendida, era una città veramente europea e c'era sempre teatro, c'era molto teatro, c'era tante cose. Quindi quando tante tu a un certo punto, diciamo, esci da questo matrimonio con Gianni Morandi, pensi di ritornare a quel periodo, cioè di riagganciare quei temi, quei momenti, quegli incontri che tu avevi già vissuto? Forse anche, perché comunque anche con Gianni ho fatto degli incontri, soprattutto Alberto Bevilacqua, col quale di domenica si andava sempre da Ugo Tognazzi, che faceva i suoi pranzi domenicali, così. E io, siccome non parlavo di sport, non avevo interessi di altro genere, parlavo sempre con Bevilacqua, anche perché era uno scrittore. Io avevo questa voglia, io scrivevo questa già. Questa urgenza, sì. No? E di quindi, scrivere. Parlando con lui, insomma, diventando abbastanza amici, dopo 3 o 4 domeniche che ci vedevamo, gli ho detto, senti, ma dimmi una cosa, ma come si fa a diventare scrittore? Cosa bisogna fare? E lui molto carinamente mi ha detto, guarda, ormai parliamo sempre io e te quando ci incontriamo. Quindi tu sei io già ho imparato a conoscerti. Tu ti sai esprimere molto bene. Quindi. Non fai errori di grammatica. Sei già. Non sai. Mettiti davanti a un foglio bianco e provaci. E provaci. Ah, ci sono voluti 10 anni per provarci. E ce l'hai fatta però. Ce l'ho fatta. Senti Laura, ti sei mai pentita di aver chiuso quel matrimonio? No. Con il padre dei tuoi figli? No. Posso aver avuto dei momenti in cui avevo paura di avere sbagliato, perché vedevo crescere Marianna e Marco e forse noi abbiamo avuto l'affidamento congiunto, 6 mesi e 6 mesi. Quindi nei mesi in cui io non li vedevo, magari li vedevo a pranzo soltanto, temevo di perdere qualche cosa. Però pentirmi no. Io non mi sono pentita di niente di quello che ho fatto. E anche cose che non mi sono piaciute all'epoca, io oggi le considero delle cose che mi hanno aiutato a crescere.